Lettura del commento di Don Luigi Maria Epicoco di domenica 7 agosto 2022. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Sembra che oggi Gesù nel Vangelo voglia dirci di non avere paura se siamo diventati la minoranza, se ciò che ci insegna il Vangelo ci mette ai margini della mentalità collettiva. Se vivere secondo il suo insegnamento di avere sempre consapevolezza che mettere il nostro cuore nelle cose di questo mondo prima o poi ci deluderà fino alla tragedia. Se avere una vita spirituale non significa dire molte formule ma avere attenzione per tutto. Se per manifestare il fatto di essere liberi scegliamo di farci servi. Non dobbiamo avere paura, perché è qui che risiede la potenza di Dio, in uno sparuto numero di persone che si fidano di Lui alle estreme conseguenze. Non abbiamo già assistito a questo miracolo? Non abbiamo già visto cosa hanno potuto fare 12 discepoli, uno peggio dell'altro? La nostra forza è nell'essere del Signore. Questo ci dà abbastanza coraggio di vivere anche controcorrente, senza la preoccupazione di numeri e di logiche di questo mondo.